Da dove arrivano le nostre paure? L'assenza di autostima in alcune circostanze e la mancanza di una adeguata spinta verso la vita. Arrivano dall'esperienza che il nostro bambino interiore ha avuto nell'infanzia. L'innocente è il nostro bambino interiore. Attraverso questo archetipo noi ci rimettiamo in contatto con tutte le meravigliose qualità di cui è dotato. L'entusiasmo, ad esempio, è una di queste qualità che appartiene all'archetipo dell'innocente poiché nella fase dell'età evolutiva, che va da 0 a 7 anni, il bambino non ha filtri e se riceve il nutrimento sano, svilupperà la fiducia necessaria. Se l'ambiente familiare è sereno, armonioso, amorevole e quindi nutre in maniera funzionale il bambino, quest'ultimo svilupperà una fiducia verso gli altri, verso il mondo esterno, sperimentando in maniera graduale e sana tutte le caratteristiche che appartengono alla realtà al di fuori della famiglia di origine. Esplorerà il gioco, la socializzazione, la differenza tra le relazioni con i bambini suoi pari e quella con gli adulti. Se l'entusiasmo quindi non è minato, questa esperienza, una volta adulto, lo fortificherà e lo renderà più sicuro nelle relazioni sociali, lavorative, interpersonali, sentimentali. L'entusiasmo, il gioco, la fiducia da adulto saranno una grande spinta verso la vita, che si tradurrà in ottimismo di fronte alle sfide, una buona dose di autostima, grande curiosità e voglia di conoscenza verso nuovi obiettivi. Dall'altra parte della medaglia, l'ombra dell'archetipo dell'innocente è la paura, che è l'energia più bassa nell'esperienza umana. Mancanza di fiducia, mancanza di autostima, diffidenza verso il mondo esterno, timore di affrontare le nuove sfide, paura dei cambiamenti, sono tutte conseguenze di un trauma che si è attaccato alla nostra coscienza nella prima fase evolutiva della nostra infanzia. L'adulto svilupperà così nevrosi o patologie più gravi laddove non abbia affrontato e risolto l'esperienza traumatica che rimane intrappolata nel subconscio, nell'ombra, fino al momento in cui gli eventi della vita non permetteranno una riemersione degli eventi traumatici. Solo a questo punto l'adulto potrà iniziare un percorso di consapevolezza e di guarigione che dovrà inevitabilmente passare attraverso la conoscenza profonda dell'archetipo dell'innocente, ritrovando in esso le qualità e le caratteristiche in luce, risanando le ferite, destrutturando le vecchie convinzioni e riportare così il bambino interiore nell'espressione più profonda delle sue qualità.